L'argomento che a noi oggi interessa, dobbiamo prendere in considerazione
delle figure legate ad Eleonora d'Alborea che possiamo vedere ritratte nella chiesa di San Gabino Martire a Monreale. Infatti, nel castello di Monreale si suppone che la famiglia Basserra avesse la sua residenza estiva. E vediamo infatti ritratto Mariano IV, che era il padre di Eleonora, un grande condottiero che portò i confini dell'Alborea nel periodo della sua reggenza ad allargarsi fin quasi tutta la Sardegna. Il figlio Gunè III e la figlia Benedetta, che si narra fossero stati uccisi, pugnalati e buttati in un pozzo con la lingua mozzata. Le ragioni per cui questo avvenne furono interpretate in modo diverso da parte degli studiosi. Alcuni parlarono di sollevazione popolare contro il tiranno, altri parlarono degli aragonesi, e c'è anche chi sostenne fosse stata Eleonora per portare al trono il proprio figlio ad uccidere il fratello e la nipote. Poi abbiamo un altro personaggio particolarmente importante, ritratto sempre nella chiesa di San Gabino Martire a Monreale, che è Brancaleone Doria, che fu il marito di Eleonora d'Alborea. Infatti, tutte le azioni militari di cui sentiamo parlare, che si riferiscono ad Eleonora, in realtà si suppone che siano state orchestrate dal marito Brancaleone. Ed infine abbiamo la regina reggente Eleonora. Infatti, alla morte del fratello Ugone, il successore diretto al trono sarebbe stato il figlio primogenito di Eleonora Federico, ma poiché era ancora minorenne per l'epoca, prese la reggenza la madre Eleonora. In questo ritratto la vediamo con uno sfregio sul viso. Questo ha fatto pensare che soffrisse appunto di problemi personali che le pregiudicarono anche di prendere direttamente il potere, ma soltanto una reggenza, per chi naturalmente crede che il giudicato potesse tramandarsi direttamente anche alle donne. Altri invece sostengono semplicemente che sia un difetto della statua, e questo aumenta sempre di più la leggenda. Ma perché effettivamente Eleonora e il suo mito è arrivato fino a noi? Inizialmente perché nel 1392 la giudicessa Eleonora, allora reggente del suo secondo figlio Mariano V, poiché Federico era morto, promulgò la cosiddetta Carta dei Lupus, che non era altro che un insieme di leggi consuetudinarie, le quali vennero poste per la prima volta su carta, però in realtà queste leggi erano già state realizzate al tempo del padre Mariano IV. Lei semplicemente le promulgò con alcuni emendamenti, però il suo nome, proprio per questo motivo, è quello maggiormente conosciuto. Infatti, l'importanza di questo documento, che in qualche modo è rappresentativo anche dell'indipendenza dello Stato arborense, fece sì che Eleonora d'Alborea divenisse, nella mente di molti sardi, l'emblema di una Sardegna libera dall'ingerenza di altri stati. Nel periodo risorgimentale, però, sulla scia del romanticismo, lo stesso che aveva trasportato gli animi degli italiani nell'unificazione dell'Italia, Eleonora diventa simbolo dell'intera Sardegna per diventare quindi un mito di una nazione intera, e questo fu possibile attraverso quel processo che si chiamò di falsificazione delle carte d'Arborea. Le carte d'Arborea rappresentano una pagina della nostra storia che in un certo senso può essere considerata buia, perché a chi si approccia allo studio dell'Ottocento e della storia della Sardegna non mancherà di trovare fra le fonti delle
dei libri che sono stati pubblicati in quel periodo. Mi è capitato anche da poco di leggere dei testi scritti da persone che appunto hanno fatto i loro studi rifacendosi a queste carte e riportando quanto era scritto al loro interno, ma in realtà questi si trattava, non erano altro che dei documenti creati ad hoc da un gruppo di falsari che vennero spacciati per veritieri e sui quali diverse intellettuali, non solo sardi, riscrissero la storia della Sardegna. Possiamo dire che questo processo iniziò nel 1845, quando un tale Cosimo Manca di Minori Conventuali vendette a Pietro Martini un documento di provenienza dubbia, al quale ne seguirono tanti altri. Infatti per la me sono circa una... le carte sono circa una quarantina tra pergamene, codici, fogli, e essi avevano tutta una grandissima importanza per permettere di ricostruire tutto quel passato giudicale che fino ad allora era rimasto oscuro. In questo modo le carte d'Arborea si inseriscono perfettamente nella cornice del Risorgimento. I falsi consentivano infatti una lettura della storia della Sardegna in chiave nazionale, attribuendo a questa il diritto di rivendicare un ruolo non subalterno nella storia d'Italia. Attraverso la lettura delle carte, inoltre, emergevano dei falsi poeti legati alla cultura medievale italiana, che illustravano la storia della Sardegna attraverso i loro versi, ed era anche possibile ricostruire il passaggio giudicale a partire da un primo re chiamato Gialetto, da cui poi avrebbero avuto origine con il passare dei secoli i quattro giudicati. Possiamo anche fare alcuni nomi di questi falsi poeti di cui ci parlano le carte. Uno ad esempio un certo Adol Brando, un altro è un certo Bruno del Toro. E queste figure ebbero una particolare eco anche al di fuori dei confini italiani, perché gli abili falsari di cui parliamo probabilmente si organizzarono in modo da far partire da Palermo delle pergamene che arrivarono addirittura fino a Siena e a Firenze. In queste pergamene vi erano nominati gli stessi poeti, quindi ancora di più questo avvalorava la veridicità di queste carte da parte di grandi studiosi italiani. Vediamo che si schierarono a favore delle carte i Baudi di Vesme, oltre che i Martini, oltre che lo Spano e tantissimi altri, anche Cattaneo un sostenitore e credo anche un acquisitore delle carte d'Arborea. A noi piace comunque pensare che chi pose in essere questo processo di falsificazione avesse in mente come ideale quello nazionale e quindi di rivalutazione del ruolo della Sardegna, ma più probabilmente erano dei motivi personali ed economici alla base di questi. In ogni caso, quello che sappiamo è che tutto partì con questa prima pergamena nel 1845 venduta da Padre Manca. Ed inoltre che tutte gli indizi della falsificazione ci portano all'archivio di Stato di Cagliari, in cui operava un tale Ignazio Benedito, il quale si promuose anche per la traduzione di questi codici e pergamene. Vediamo che man mano che comparivano le diverse pergamene e codici, seguivano le pubblicazioni ad essi dedicati, fra le quali la vita di Eleonora d'Arborea, scritta da Salvatore Angelo del Castro, che si basava soprattutto sul contenuto del codice undicesimo. Allora, questi personaggi che appunto si esposero sostenendo la veridicità delle carte d'Arborea, contemporaneamente realizzavano anche delle pubblicazioni
pubblicazioni e infatti questo portò a sospettare anche essi di aver partecipato al processo di falsificazione. Attraverso appunto l'opera dei falsi, il mito di Eleonora esce dai confini della Sardegna per arrivare quindi in Italia e anche all'estero. Come questo avvenne? Innanzitutto attraverso le pubblicazioni e critiche da parte degli studiosi del contenuto delle pergamene, ma anche attraverso le opere che venivano musicate e scritte per questo motivo che poi vedremo di cui parleremo. E inoltre per Eleonora vennero realizzate delle lezioni, ad esempio Giuseppe Regaldi scrisse: Eleonora, la celebre giudicessa di Arborea, legislatrice condottiera di eserciti, ad esempio magnanimo di carità cittadina, è la donna più gloriosa che splenda nelle storie d'Italia. Ogni madre dovrebbe tenere l'effigie di lei nel luogo più cospicuo della casa e proporre l'insegnamento della famiglia. Quindi, portatrice di ideali patriottici, ma anche una donna che si occupava dei figli, della casa, così come compare scritto all'interno del codice undicesimo, una donna dedita al marito, una donna forte che non aveva esitato a chiedere di essere istruita nell'uso delle armi, una donna che sapeva cavalcare, bellissima tra l'altro, e per questo conteggiata dai sovrani di tantissime nazioni, non si sa quali, ed infine moglie dell'unico uomo che lei abbia amato, che era Branca Leone Doria. Chiaramente capiamo che questa è una fantasia che i nostri falsari ci volevano raccontare. Quindi abbiamo visto che Eleonora, insieme alla sua carta dei luoghi, rappresentava in un certo modo l'indipendenza della Sardegna, riprendendo quella che era stata la storia del giudicato d'Arborea, che purtroppo aveva concluso il suo regno contemporaneamente al sogno di vedere unita sotto la bandiera dell'albero del radicato in Sardegna. Però a poco, attraverso i falsi e appunto questo spirito romantico che, ripeto, era lo stesso che aveva portato all'unificazione d'Italia, il desiderio di unità nazionale degli Arborea venne a poco associato a quello della monarchia sabauda, portato appunto a termine con l'unificazione d'Italia. Quindi una sorta di sincretismo cambiò completamente significato quello che era la figura di Eleonora d'Arborea. Infatti anche oggi ognuno la interpreta come vuole, come ci conviene. Inoltre, man mano che i falsi venivano pubblicati all'estero, gli studiosi sempre più si approcciavano alla loro lettura e quindi al loro studio, e iniziarono a sorgere dei dubbi sull'autenticità di queste carte. Quindi nel 1869, ad opera di Baudi di Besme, per colmare le polemiche che nascevano intorno all'autenticità delle carte d'Arborea, fu assegnato al compito ad un gruppo di dotti berlinesi di pronunciarsi sull'autenticità o meno delle carte. Il giudizio fu unanime, erano tutte false. Allora, bisogna tener conto che essi si confrontarono su diversi temi, presero in considerazione l'aspetto paleografico, l'aspetto storico delle carte, l'aspetto filologico e anche l'aspetto epigrafico, perché venivano riportate anche le epigrafi. E arrivarono tutti comunque a questa decisione unanime, che chiaramente sconvolse tutte le persone che avevano anche in un certo modo basato la loro fortuna e il loro successo. Pietro Martini aveva ricevuto
penso anche dei premi in relazione alle sue pubblicazioni riguardanti le Madame della Corea. Di conseguenza non poterono accettare questa sentenza, infatti continuarono a parlare di falsi e a sostenere la loro veridicità. La polemica però sembrava assopita fino a quando nel 1877 Theodor Mommsen, il quale era appunto, come abbiamo visto, il presidente della commissione berlinese, si recò in Sardegna per studiare le epigrafi sarde e presero parte alla polemica l'avvocato di Vizzani, il canonico del Castro, l'ingegnere di Valli ed altri. Si diede occasione a questa polemica, quindi rispose Jane Monsen, perché nel giardino pubblico il conte Boil aveva battezzato una statua di marmo col divino nome ed è quella di cui mi parlavo prima. Questo testo è tratto dalle mie effemeridi di Giovanni Spano, che in pratica è il diario che racconta tutta la sua vita. Infatti nacque da lì una grande polemica che per diverso tempo fu sostenuta dal giornale sardo La Stella di Sardegna. Andando a riguardare La Stella di Sardegna, infatti si vedono lettere scritte quando da Les Castro, quando da Vizzani, da Vivaldi e anche da altri personaggi che si ponevano a sostegno delle carte da Corea contro quanto aveva detto il Mommsen, non soltanto su Eleonora, partendo spunto dalla statua dei giardini pubblici, ma di tutte le carte. Tra l'altro sappiamo anche che quando Mommsen giunse a Cagliari in quel 77, il Pillittu, cioè l'archivista di Stato, cercò anche di fargli cambiare idea, cercando di portarlo a vedere le carte, ma il Mommsen non ne vuole sapere. Questo ci serve anche per legarci ad altri tre filoni che adesso prenderò, che mettono sempre più in evidenza quella che è la figura di Eleonora d'Arborea nel Risorgimento e la nascita del suo mito, e sono appunto la statua dei giardini pubblici di Cagliari, il comitato pro monumento per Eleonora d'Arborea con tutte le sue iniziative e il monumento per Eleonora d'Arborea. Come dicevamo, la statua dei giardini pubblici di Cagliari intorno al 1830 e fu trafugata da Urca fino a Cagliari, si pensa, dal conte Carlo Pirulbui di Figari, per essere trasformata in Eleonora d'Arborea, e fu infatti collocato un codice di leggi, un rotolo si dice, nella mano destra, che doveva rappresentare appunto la regina Eleonora. Chiaramente, se per gli intellettuali dell'epoca era chiaro che si trattasse di una statua romana, per i più questo non lo è, e continuavano a pensare che fosse l'immagine di Eleonora d'Arborea. Questa comunque è soltanto una delle personalità che sono state attribuite a questa statua, perché tuttora continuano ad attribuirle delle altre. Il Valeri, in riferimento appunto alla statua dei giardini pubblici, che penso molti di voi conoscano, almeno chi ha visitato la Galleria Comunale d'Arte, non so se l'abbia vista, se abbia avuto modo di vederla insieme alle statue delle quattro stagioni. Comunque, il Valeri nel 1837 scrive: il nuovo giardino della polveriera è ben esposto ma troppo ricercato. Una statua romana restaurata ha preso il nome della regina Eleonora per il fatto che le è stata posta in mano la carta di Lugo, bizzarro unico monumento consacrato all'immortale giudicessa. Valeri, uno dei viaggiatori che nell'Ottocento attraversarono la Sardegna e ne riferirono le sue bellezze, scrive appunto una pagina anche dedicata a questa statua, che è effettivamente una particolarità
del giardino pubblico di Cagliari e che è tuttora ad esposizione. Ugualmente Alberto Ferrero della Marmora scrisse che la maggior curiosità del giardino della polveriera è un'antica statua di marmo ed è su disposizione abbastanza buona e passabilmente restaurata. Poggia su un piedistallo e serena maestosamente in mezzo alle siepi fiori che ornano la aiuola. La statua rappresenta una donna alla quale è stato messo successivamente in mano un rotolo che dovrebbe rappresentare la famosa Carta dei Lumi, un codice notevole per l'epoca promulgato da Leonora d'Arborea, moglie di Brancaleone d'Etruria. Questa domina romana in marmo fu così trasformata in una legislatrice nazionale di fine del XIV secolo, la cui memoria resta cara agli abitanti della Sardegna. E così Pietro Martini nel 1859 lodava colui che aveva posto in essere questa operazione, diciamo, di falsificazione. Infatti la falsificazione di questa statua si può considerare un artefatto rispetto a quelli che furono poi i falsi d'Arborea. Infatti, dice Martini, lode e sia chi diede opera a tale trasformazione, perché iniziava a sentirsi sempre più forte l'esigenza di conoscere l'immagine della giudicessa. E questa esigenza verrà poi espressa dallo Spano, il quale riprenderà più volte l'argomento nei suoi scritti, come abbiamo visto. E un giorno, mentre si trovava a quanto pare in una piccola botteguccia di Cagliari, trovò un quadro sul quale, presumibilmente antico, nella quintella c'era scritto Donna Leonora. Talmente erano i tempi che bastò questo particolare perché lui si convinse di aver trovato l'immagine di Leonora d'Arborea, quindi lo spedì in continente, lo fece controllare, tutte le persone che lo visionarono dissero che poteva essere effettivamente un quadro di quel periodo e potesse rappresentare donna Leonora. E quindi da allora divenne l'immagine sulla quale altri artisti si basarono per ricostruirne il volto. Successivamente si seppe che questo quadro proveniva da Oristano e era custodito insieme ad altri quadri del pittore Bartolomeo Castagnola. Inizialmente si pensò che esso, conosciuto oggi come il quadro del rettorato, perché è esposto nel rettorato di Cagliari, che esso non fosse che la rappresentazione di Giovanna la Pazza. Però analisi più recenti relative al quadro hanno dimostrato che in realtà il ritratto risale al primo decennio del 1600 ed è attribuibile al pittore Bartolomeo Castagnola. Ma non solo, sostiene che non sia dipinto basandosi su dei modelli veri, e bensì copiando da delle copie. Questo è dovuto anche dai tratti piatti della figura che è appunto rappresentata. Quindi si aggiunge che, nonostante vi sia una certa rassomiglianza con il quadro di Giovanna la Pazza, che in quel periodo tutti conoscevano, i lineamenti sono diversi, si guardano infatti gli occhi, il naso e anche il ciondolo, che pur essendo simile ha una forma diversa. Infatti, mentre il quadro di Donna Eleonora ha una forma rettangolare, quello di Giovanna la Pazza è invece circolare. Quindi, se possiamo dire che è stata conclusa la disputa su colui che l'ha realizzato, che appunto è Castagnola, non ci rimane però una vera immagine di Eleonora d'Arborea, così come ci si era divisi al tempo in cui questo quadro fu ritrovato. Una particolarità sempre relativa all'immagine di Eleonora è che in essa fu inserita
all'interno dei buoni agrari della Sardegna. Questo è un breve esempio della Banca Agricola Sarda, che prende in considerazione una carta moneta stampata a Firenze nel 1871, nel breve periodo in cui Firenze fu capitale, e ne seguirono pure altre stampate a Roma. Per quanto riguarda il personaggio che è a fianco, dico già che non so chi sia, ho provato anche ad informarmi da collezionisti di numismatica, che mi hanno detto che ancora non si hanno indizi per conoscere chi fosse. E però è un caso molto interessante, anche perché si rifà appunto al quadro che abbiamo precedentemente visto, tant'è che la persona che colleziona questa banconota, quando ho chiesto notizie sull'altro personaggio, mi ha detto: no, non si tratta di Eleonora, si tratta di Giovanna la Pazza. Quindi è convinto che questo effettivamente sia Giovanna la Pazza, senza magari rendersi conto che in quel periodo l'Italia non sarebbe andata ad inserire Giovanna la Pazza in una banconota. Un altro filone è quello legato ai cosiddetti comitati per il monumento per Eleonora. Ed è molto interessante, non soltanto per la realizzazione del comitato in sé, ma per le iniziative che esso pose in essere per raccogliere i fondi che avrebbero portato poi alla realizzazione della statua di Eleonora d'Arborea, che oggi è esposta appunto nella piazza Oristanese. Nel 1860, al Consiglio Comunale di Oristano, il cavaliere Renea Floris propose di innalzare un militato sasso per Eleonora d'Arborea. Di lì a poco, nacque ad Oristano, ad opera di Salvatore Angelo De Castro, il primo comitato pro monumento per Eleonora. Successivamente l'iniziativa si diffuse in altre città sarde del continente. Infatti vediamo che seguì subito Cagliari, altre città della Sardegna, Iglesia, Foggia, poi Torino, Milano, Firenze, fino ad arrivare anche a Palermo. E in tutte queste città vi furono delle iniziative volte alla raccolta dei fondi per la realizzazione di questa grada. Successivamente parleremo proprio di come avvenne appunto la realizzazione del documento fino alla sua presentazione, che avvenne addirittura più di 10 anni dopo questo Consiglio Comunale. Dal 1864 si affiancarono ai comitati e dei sottocomitati detti delle patronesse, che erano formati da nobildonne, anche se avevano il compito di raccogliere dei fondi per la statua, ed inoltre di realizzare una lotteria sempre per un monumento. La cosa curiosa è che per questa lotteria le donazioni di oggetti furono talmente tante che si fu costretti a realizzare anche un catalogo. All'interno di questo catalogo ci sono oggetti di infatti, se vediamo i più semplici portagioie, vediamo i più semplici mignoli, vediamo anche il quadro del re, oppure la cosa più curiosa è un portasigari di Garibaldi con un sigaro a di Garibaldi e una ciocca di capelli dello stesso. Naturalmente l'iniziativa ebbe successo e quanto fu raccolto gli oggetti raccolti per la lotteria furono stimati in 10.000 lire. Ci furono anche delle donazioni da parte di persone, tra cui il re e anche Pittore Martinuti, che donò 1.000 lire. Inoltre, lo aggiungo adesso, anche se si potrebbe legare anche alle manifestazioni per l'inaugurazione del monumento, si ha notizia che nel marzo del 1881, ad opera del patronato delle
delle patronesse d'Italia e di Iglesias si ebbe una festa di ballo realizzata dalla nubile Francesca Sanna per la raccolta di fondi pro Eleonora. Era il marzo dell'81, quindi mancavano veramente pochi mesi perché il monumento fosse inaugurato. Iniziative del comitato furono anche una serie di drammi che vennero rappresentati inizialmente a Cagliari. Vediamo che il 6 febbraio 1869 fu rappresentata Eleonora d'Ancorea alla battaglia di Sanguri. Allora, questa rappresentazione può essere considerata molto importante, innanzitutto perché il compito del comitato, abbiamo detto, non era soltanto quello di raccogliere i fondi, ma anche quello di far conoscere la figura di Eleonora d'Ancorea al di fuori dei confini della Sardegna. E appunto questo vediamo, siamo nel periodo risorgimentale, il mito di Eleonora d'Ancorea sempre più va oltre i confini della Sardegna e fino ad entrare nei teatri e anche nelle case delle persone, perché molte persone andavano a seguire queste rappresentazioni. Poi infatti vi leggerò un articolo di giornale che dice questo. Mentre per quanto riguarda la rappresentazione sul libretto di Gavinonino musicato dal maestro Costa, sappiamo che tra gli interpreti aveva il tenore Angelo Masini, detto il tenore angelico, di cui Verri disse la voce più divina che abbia mai sentito, e proprio come un velluto, infatti fu di Verri diretto più volte anche da Verri, ma fu un tenore che varcò i palchi di tutto il mondo. Ma nel momento in cui era a Cagliari, purtroppo era inizio carriera, e sì, leggenda narra che alla prima rappresentazione venisse fischiato da parte delle persone poiché soffriva di attacchi di panico, la rappresentazione andò malissimo. Di conseguenza il giorno dopo appese al portone del teatro un cartello in cui si scusava con le persone che avevano assistito e quindi tutti iniziarono a prenderlo con simpatia e le successive serate andarono bene. Secondo i giornali sardi quello fu un tripudio, ma di vero e proprio tripudio possiamo parlare con un'altra iniziativa del comitato pro monumento. Il 4 marzo 1871 infatti Carlotta Ferrari da Lodi presentò al Teatro Civico di Cagliari il dramma lirico Eleonora d'Ancorea. Già nel 1869 era stato dato alla Carlotta Ferrari il compito di musicare e di scrivere le parole di questo dramma. Si scelse una donna proprio perché si preferì attribuire ad una donna il compito di scrivere su Eleonora. In questo caso, diciamo, ci fu un vero tripudio. La stampa, non soltanto sarda, ma nazionale, cominciò ad occuparsi, ancora prima che la rappresentazione avvenisse, dell'argomento. E quello che vorrei è leggervi qualche passo. Mi sembra interessante, ad esempio, questa lettera che fu prima pubblicata dai Corrieri di Sardegna e successivamente dalla Gazzetta Piemontese, scritta dal critico musicale Francesco Larcais al presidente del comitato. Illustrissimo signor presidente, per il monumento ad Eleonora d'Ancorea. Ho esaminato l'opera Eleonora d'Ancorea, libretto in musica della signora Carlotta Ferrari da Lodi, e sono lieto di poter dare intorno alla mia un giudizio favorevole. Nel libretto sono felicemente superate le difficoltà dell'argomento e quella grandissima di non diminuire la maestà della guerriera e della legislatrice, pur lasciando aperto il campo ai più dolci affetti, come richiesto in un'opera teatrale. La musica mi pare sapientemente elaborata, melodica e abbastanza originale.
Per cui non dubito che questo spartito, in qualunque teatro sia rappresentato, otterrà esito lusinghiero e servirà a rendere più popolare il nome della Santa Eduina. E così continua, firmato Francesco Barcais. Ma quello che più mi sembra curioso è questa lettera che fu pubblicata dalla rivista europea, firmata C, no, un certo C, è relativa al 16 marzo 1871. C'è una postilla firmata dalla direzione che dice: quantunque lo stile della presente corrispondenza sia troppo epico per noi, trattandosi di una lettura di Cagliari sopra un fatto cagliaritano, la accogliamo volentieri, se i cagliaritani, come scrive il corrispondente, hanno delirato per entusiasmo verso la Ferrari. Noi constatiamo semplicemente il delirio come un segno del tempo e del luogo. Infatti, di lì a poco Roma sarebbe diventata di diritto, lo era già, ma effettivamente la capitale d'Italia. E la lettera dice: da sabato 4 marzo, che andò la prima volta in scena insieme a mercoledì 15 dello stesso mese, che fu la decima ed ultima rappresentazione, la nuova opera in onore della Morea della maestra Carlotta Ferrari ebbe nel Teatro Civico di Cagliari tale un successo che è raro negli annali del nostro teatro, rarissimo poi e nuovo ai giorni nostri. È stato un vero trionfo dell'arte, tanto l'entusiasmo che ha destato in un pubblico piuttosto severo e diligente e fatto di musica, e questo viene detto ancora. Le approvazioni, gli applausi furono quali mai non subirono nel teatro di Cagliari, per 20 bis. L'autrice fu chiamata 13 volte al palcoscenico la prima sera, 22 la seconda, e il pubblico ne era talmente contento che volle rivederla anche l'ultimo giorno della rappresentazione, chiamandola con la frequenza al palcoscenico e alla fine dell'opera con tutti gli artisti. Ma la più grande prova di stima e di ammirazione viene a del giorno 11. Nel pubblico non fu entusiasmo ma delirio. Tutto il fiore della cittadinanza era in teatro, come si diceva prima, e malgrado le costumanze della Quaresima c'erano fino delle bigotte e persone che mai non si videro. Fu fatto uscire più di 10 volte di seguito e nel traversare il palcoscenico passeggiava sotto una vera pioggia di fiori oleozzati. Da due delle più distinte signore fu presentata ad una corona d'alloro, annodata con magnifico nastro, ed ebbe due poesie in sua lode, e dopo il teatro si diede un ballo in suo onore dal presidente del comitato per i monumenti di Eleonora. La memoria di questa serata non cadrà dall'animo dei cittadini, ne potrà cadere da quello della Ferrari. La Eleonora piacque tanto che tutti ne vogliono avere riduzioni per piano. E quindi si continua a parlare dell'argomento. Anche il Corriere di Sardegna e la Tribune di Sardegna fu un tripudio, tant'è che il sindaco di Cagliari scrisse alla plebe di lui, il giornale della città in cui la Ferrari nacque, congratulandosi non soltanto con l'artista ma anche con la città che le aveva dato i natali. Quindi vediamo che attraverso queste iniziative e attraverso anche la stampa che le riportava, la figura di Eleonora d'Arborea ormai aveva superato i limiti della Sardegna ed era entrata in tutte le case. Erano volte a raccogliere dei fondi comunque per la realizzazione del monumento ad Eleonora d'Arborea ad Oristano. Infatti, ad opera del comitato oristanese fu indetto un concorso per artisti per la realizzazione del monumento. Questo concorso fu vinto da un funzionario un tale di Secambi, il piedistallo venne realizzato da un certo Marino Falcini. Non fu molto facile l'operazione di realizzazione del monumento per diversi motivi.
sia perché si doveva cercare un luogo idoneo dove collocarla, e ci furono aspri scontri tra la popolazione. Si pensò anche a provvedere delle demolizioni di alcune case. Quindi passò del tempo per questo, ed inoltre quando dal che Ulisse Accardi finì la realizzazione dell'opera, a quando fu effettivamente inaugurato un monumento, passarono almeno 5 anni. Tanto che lo stesso cambio si voleva rivalere perché considerava questo uno sgarbo. E poi si animarono leggende che motivarono appunto questo ritardo. Infatti, dopo che i cittadini videro la statua, dissero che in realtà si trattava di una statua che rappresentava l'Italia, che era stata riciclata ed adattata ad Eleonora d'Arborea. Ma non si hanno prove in questo senso. Quello che si dice è che il Cambi volesse rappresentare appunto Eleonora non soltanto come una guerriera, ma come una donna o una giudicessa, e per questa magari l'aveva vestita in quella maniera che non era quella sarda che tutti si aspettavano. Comunque, le feste per il monumento per Eleonora d'Arborea, una volta decisa la statua, furono stabilite per il maggio del 1881. Si hanno diverse notizie relative alla manifestazione. In vari giornali d'Italia si sa, ad esempio, che in quei giorni i prezzi del biglietto del treno per arrivare a Oristano fu diminuito del 50%. Tranne per coloro che godevano già di favori per quanto riguarda il prezzo. E abbiamo invece notizia della Gazzetta Piemontese il 27 maggio 1881, e scrive: un corrispondente casuale ci scrive in data 23, in mezzo ad uno straordinario concorso di popolo convenuto da tutte le parti dell'isola, ha avuto luogo ieri la solenne inaugurazione del monumento Eleonora d'Arborea, con la sarda eroina che Carlo Cattaneo ha chiamato la più splendida figura di donna. Quindi sempre Carlo Cattaneo legato alle pubblicazioni, al discorso di Falsi, che si era occupato anche di storia sarda in modo particolare. Non solo del suo tempo, ma di tutti di splendore financo per virtù e valore alle antiche donne romane e greche. Si pronunciarono parecchi discorsi, vi furono banchetti, corse, balli in costume ed altre feste, le quali continuano ancora oggi e non finiscono, non finiranno che domani. Allora, diciamo che le solennità si realizzarono tutte durante la prima giornata, quella del 22. Furono scritti degli inni. Il primo era un inno cittadino indirizzato appunto alla statua di Eleonora d'Arborea, e fu cantato da 35 studenti vestiti in abito sardo, diretto dal direttore della banda locale Lario, che si era ricostituita proprio per l'occasione. Ed inoltre fu esibito un inno per Eleonora d'Arborea, scritto dall'avvocato Mossa con musica di Lessì, oltre ad altre iniziative come la ripubblicazione della vita di Eleonora d'Arborea di Salvatore Angelo Del Castro, che era stato il primo presidente del comitato, ma che purtroppo era morto e non aveva fatto in tempo appunto a vedere la sua inaugurazione. Seguì inoltre la lettura della chiusura della cerimonia di inaugurazione. Vi fu un pranzo, il ballo al teatro civico, varie manifestazioni di piazza, che infine fu un pirotecnici che conclusero la giornata del 22. Non sto più a tediarvi, avevo anche il menù del giorno, ma non ve lo leggerò. Quindi, se la statua di Eleonora d'Arborea finalmente aveva trovato la sua collocazione dopo più di 20 anni, i problemi relativi
falsità d'amore ha continuato anche nel periodo successivo, però ormai possiamo chiamarlo danno, non lo so, ma era fatto e il mito di Eleonora aveva raggiunto le case di tutta Italia. E non soltanto quello di Eleonora, ma anche dei personaggi raccontati dai falsi, come ad esempio il grande re Giaretto, di cui ci rimangono testimonianze anche nelle vie della nostra Sardegna, un personaggio mai esistito che è inserito fra i personaggi storici della nostra storia. Questo è Via Giaretto a Oristano, ma Via Giaretto esiste in tantissime altre città della Sardegna. Esistono anche delle squadre calcistiche, se non sbaglio, chiamate Giaretto, e pullularono in quel periodo le squadre sportive. Quindi diciamo che lo stesso mito ha superato se stesso, non, e tuttora appunto si continua a parlare di farsi d'amore. C'è qualcuno che sostiene ancora che bisognerebbe fare ulteriori accertamenti, ma se ne sono stati fatti altri accertamenti anche negli anni 30. Tra l'altro, uno studioso Lodo Canepa sostiene addirittura che i fogli dei codici d'arborea corrispondono completamente ai fogli mancanti da alcuni registri dell'Archivio di Stato. Io non so cosa più ci possa essere di prova, oltre a tutte quelle che sono finora state date, per stabilire che questi codici non sono veri, però in ogni caso questa è la storia, ci siamo portati avanti finora tante leggende, consideriamole tali e apprezziamo il fatto che comunque uno dei nostri personaggi storici è arrivato fino non soltanto ai confini dell'Italia, ma anche ai confini dell'Europa, e sicuramente non solo, grazie all'opera di questi un gruppo di falsari ottocenteschi. Infatti possiamo dire che nonostante siamo passati 150 anni dall'unità d'Italia, Eleonora d'Arborea continua a far parlare di sé. Il suo mito continua ad esistere e a rappresentare diversi ideali in base all'interpretazione che ognuno fa della storia della giudicessa e del periodo in cui visse. E questo lo sappiamo benissimo, visto le polemiche che ogni tanto nascono al riguardo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato così pazientemente.